Lo 0-0 fra Torino e Inter è la sintesi matematica di una gara caratterizzata da un sostanziale equilibrio e dalla scarsità di occasioni da rete. I Granata conferiscono ritmo ma non profondità alle loro azioni, anche per la giornata poco brillante di Selvaggi e Borghi, neutralizzati da Collovati e Bergomi. I nerazzurri appaiono più incisivi, trascinati da un Beccalossi particolarmente ispirato e confortati da un Altobelli vivace, almeno nei primi 45 minuti. Proprio Beccalossi e Altobelli sono protagonisti di questa giocata ad effetto, sventata da Terraneo. Il Torino si scuote nel finale della frazione iniziale, grazie a una conclusione di Hernandez ribattuta e a un diagonale rasoterra di Selvaggi annullato provvidenzialmente da Marino. Nella ripresa Van de Corput circoscrive Altobelli e Danova cancella Juary, sicché l'Inter si affida alle incursioni dei centrocampisti, come questa di Oriali. Quindi tocca a un Sabato in crescendo affacciarsi nell'area avversaria, mentre i Granata cominciano a premere. Sale in cattedra Hernandez, che fino a quel momento aveva ingaggiato un duello alterno con Bagni.